Ben ritrovati sul canale, sono Fani e questa che vedete davanti a me è la mia nuova saldatrice da neofita. Me la sono appena presa perché, vi dico sinceramente, non ho mai saldato. Quindi se siete dei saldatori professionisti che state guardando questo video, per favore non insultatemi. Comunque, per tutti gli altri, perché ho scelto questo modello? Perché praticamente è un modello semplice da usare, con doppia funzione, piccolino, portatile, trasportabile facilmente, che occupa poco spazio. Infatti qui siamo sui 30 cm di lunghezza per 10 cm di larghezza per 15 di altezza, quindi veramente un modello che occupa pochissimo spazio. Questo qui è il modello Top Shack TSEM3, sviluppa fino a 250 A di potenza ed è ottimo secondo me per iniziare a saldare. Quindi adesso ve lo mostro un pochino più da vicino. In dotazione con la macchina troverete sicuramente una coppia di cavi, quindi ci sarà il cavo con il portaelettrodo e il cavo di massa. Questo adesso lo vedete un po' rovinato perché io l'ho già testata prima di parlarvene. Insieme alla macchina e ai cavi troverete anche il martelletto di ferro per le saldature con la spazzola per pulirle. Anche questa la vedete rovinata perché l'ho già usata. Inoltre la cinghia per agganciarla e portarsela in giro al collo e un paio di occhiali con la visiera oscurata. Io comunque sia vi consiglio questi di prenderli e buttarli via e comprare un casco da saldatore, perché questi assolutamente, a parte che secondo me non sono a norma in Italia e poi non proteggono il viso. Scusa Fani, tu stai facendo una recensione di un prodotto e dici di non usare una cosa? E ho capito, un conto è recensire un prodotto, un conto è dire usate gli occhiali e poi la gente si brucia gli occhi, quindi questi li mettiamo da parte. Comunque, discorso occhiali a parte, adesso ve la mostro da vicino, poi andiamo a fare qualche prova. Sul retro troverete interruttore di accensione, la ventola, vedete che non parte perché questa ventola qua è a risparmio energetico, quindi quando la macchina è accesa ma è in stand by, la ventola non parte. La ventola parte solo ed esclusivamente quando la macchina si surriscalda, quindi mentre state saldando sentirete la ventola andare, ma dopo un po' che la macchina si è raffreddata la ventola si fermerà. Ha un display digitale sul davanti che indica l'amperaggio, quindi noi da questa manopola possiamo modificare l'amperaggio, quindi modificare quanta potenza effettivamente erogherà la macchina. Andiamo da un minimo di 20 a un massimo di 250 A. Con quest'altra manopola invece possiamo regolare la forza, quindi diciamo queste manopole vanno comunque regolate in base allo spessore dell'elettrodo che andremo ad utilizzare e anche un pochino all'esperienza. Quindi io vi suggerisco di iniziare magari con dei valori standard, poi sul manuale troverete comunque delle indicazioni e poi con l'esperienza, con l'utilizzo, col materiale, in base al materiale, all'elettrodo e altre variabili dovete trovare voi la componente giusta. Qui abbiamo dei LED, questo ovviamente power indica l'accensione della macchina, heat indica appunto come dicevo prima se la macchina si surriscalda troppo, quindi se voi per qualche motivo avete ostruito la ventola dietro o comunque ostruite queste parti qua e la macchina si surriscalda troppo, vedete accendersi questo LED qua. QC indica invece un cortocircuito, può essere magari accidentale come magari che voi fate toccare l'elettrodo con il cavo di massa, quindi si crea un cortocircuito e si accende la spia. Questa è la cosa più interessante di questa macchina qua, TIG lift, nel senso che noi possiamo effettuare una saldatura a TIG. Cosa significa? Significa che noi possiamo utilizzare degli elettrodi più sottili per andare a saldare la mirini di basso spessore. Io l'ho testata e con questa funzione qua è veramente fantastica, perché io sono riuscito a saldare la mira da un millimetro senza fare dei buchi, è una cosa veramente incredibile. Se invece lo mettiamo sull'altro interruttore MMA, quindi la funzione TIG è spenta, funziona come una normale saldatrice a elettrodo. Ok, io direi che la pratica va più della grammatica, quindi adesso ci spostiamo da un'altra parte. Non saldo qui dentro perché, a parte che i fumi qui sotto qui oscurerebbero tutto e non sarebbero molto salutari, in più qui c'è molto materiale infiammabile, quindi l'ultima cosa che mi vedrete fare sarà saldare qui dentro. Quindi adesso noi ci spostiamo da un'altra parte, non è un'officina meccanica attrezzata appunto per saldare, quindi le prossime scene che vedrete saranno appunto in questa officina qua. Allora ragazzuoli, adesso con l'aiuto del mio personal trainer andremo a saldare due pezzi di ferro, tanto lui essendo un esperto mi guiderà
nella saldatura. Siamo pronti. Ok, adesso quello che faremo è andare a saldare questo dado qua alla piastrina. La piastrina che è da un millimetro più o meno, quindi giusto per farvi vedere che questa saldatrice qua è adatta a fare il lavoro di precisione. Abbiamo impostato l'amperaggio a 119 ampere e adesso siamo pronti a saldare. Che siamo riusciti a saldarlo senza buttare la lamiera. Allora adesso andremo a saldare queste due piastrine qua, le abbiamo fissate in morsa senza punti di giunzione iniziali, proprio da subito è solo fissate in morsa. Ricordiamo che la cosa principale è sempre preparare bene il supporto, quindi pezzi non arrugginiti ma belli levigati, quindi con una preparazione preliminare bisogna vedere appunto il ferro vivo, diciamo, perché sennò potete salire quanto volete che non salta una mazza. E poi diamo la colpa alla saldatrice. Quindi adesso andiamo a fissare il pezzo e poi partirò, lo farò personalmente e salderò una riga qua. La saldatura devo dire che non è venuta male, l'unico problema è che a parte l'inizio che è andato bene, dopo siamo stati troppo alti, quindi praticamente non serve a niente. È stato un classico errore da principiante, però nonostante sia bellissima secondo me la saldatura, un occhio esperto dirà non hai preso l'angolo, quindi non ho saldato le due piastre insieme. Saldare salda bene, ma adesso c'è da fare pratica. Ok, lo vedo, lo vedo. Ok, abbiamo visto proprio come ho cercato di saldare le saldature. Sì, lo so anch'io che non erano eccezionali. C'è chi sta vedendo il video e sa saldare, sicuramente a quest'ora ci avrà le mani nei capelli, mi starà già scrivendo nei commenti degli insulti pesanti. Avete ragione, però io volevo solo dimostrare che con uno che non ha mai preso in mano una saldatrice è inutile che va a spendere un botto di soldi per provare a saldare. Può investire una cinquantina di euro, una sessantina di euro e va a comprarsi una saldatrice come questa, la prova e inizia a giocare, a imparare, ok? Di contro, un saldatore professionista con questa, magari se deve andare a fare un intervento da qualche parte, che deve saldare qualcosina, che non vuole portarsi dietro la bombola o la saldatrice da 30 kg, si porta questo qua e vedrà che non sentirà la mancanza della saldatrice enorme. Quindi secondo me è utile anche per i professionisti. Quindi io qui sotto in descrizione vi lascio il link all'acquisto e vi lascio anche un coupon sconto. Attenzione, se il coupon non dovesse più essere valido, perché i coupon di Banggood hanno un periodo limitato e un numero di pezzi limitato, vi invito a seguirmi su Telegram. Su Telegram io periodicamente pubblico coupon sconto vari, sia di questa che di altri prodotti che ho recensito su Banggood, che anche offerte di Amazon. Quindi io vi invito a seguirmi anche su Telegram. Vi lascio qui sotto in descrizione il link. Non pubblico 800 offerte al giorno, ne pubblico qualcuno ogni tanto, tra cui i coupon sconto per acquistare magari queste. Quindi voi provate a usare quello in descrizione, se quello in descrizione non funziona o me lo scrivete nei commenti oppure venite su Telegram e può essere che lo trovate lì. Ok, fatemi sapere nei commenti
Cosa ne pensate di questa saldatrice? Fatemi sapere se voi l'acquistereste o c'è qualcosa che non va, comunque sia. Io vi lascio qui sotto in descrizione tutto quello che serve per iniziare a saldare, quindi una saldatrice economica, elettrodi, una maschera da saldatore, guanti, le robe essenziali. È inutile spendere centinaia di euro. Se volete iniziare a saldare, investite su cose piccoline, poi se vi piacciono, che vi trovate bene, magari è capace che tenete questa perché funziona benissimo. Bene, non mi resta altro da dirvi se non iscrivetevi al canale. Scusate, iscrivetevi al canale, non l'avevo detto. Ci vediamo al prossimo video.